Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e oggi parleremo nello specifico di un'argomentazione che mi è stata richiesta e che effettivamente ancora non abbiamo trattato, ovvero i Chocobo. Cosa si fa nella Chocobo Farm? Cosa servono i Chocobo? E quali sono dei consigli, ovviamente, per progredire anche per quanto riguarda la crescita dei Chocobo? Quindi andiamo a vedere. Eccoci qua nella nostra fattoria, o comunque fondamentalmente nella nostra zona dedicata ai Chocobo. Ricordatevi ogni giorno di aprire lo scrigno che troverete o da questa parte qui sulla sinistra o qui sulla destra, perché ogni giorno verrà rifornita con gli oggetti speciali che troverete all'interno della vostra, diciamo, della vostra spedizione. Cosa c'è da dire? Allora, è molto semplice fondamentalmente il discorso riguardante i Chocobo, però capisco che magari qualcuno voglia saperne un po' di più. Nella parte destra ovviamente abbiamo i classici menu con gli oggetti che possediamo, che ovviamente non ci interessano più di tanto, le missioni che possiamo completare all'interno della Chocobo Farm e i gift. Per quanto riguarda i gift, ovviamente sono tutti gli oggetti che otterremo tramite le missioni. Infatti, se clicchiamo nelle missioni, come potete vedere, man mano che noi effettueremo diverse esplorazioni e completeremo diversi obiettivi, riceveremo degli oggetti extra, quindi riceveremo degli oggetti bonus che poi ovviamente riscatteremo tramite il menu GIF. Che cosa c'è d'altro dire? Il tasto Exchange, che cos'è il tasto Exchange? Ovvero la possibilità di poter scambiare medaglie che otterremo durante l'esplorazione, quindi le medaglie Chocobo, con dei nuovi Chocobo. I Chocobo che ovviamente verranno classificati tramite le lettere dell'alfabeto per catalogarli nella qualità e soprattutto nella rarità migliore. Come potete vedere, partiamo ovviamente da quello più scarso, che addirittura va in H, con la lettera H, dove praticamente non si sanno le sue statistiche, non si sa nulla perché questi sono Chocobo nuovi. Infatti, come potete vedere, nei pannelli dove viene indicato cosa bisogna guardare dal Chocobo, ci sono le varie statistiche che ci dicono appunto se il Chocobo è maschio e femmina, il suo rank e poi la cosa importantissima da tenere d'occhio è la zampa, perché la zampa identifica dove il nostro Chocobo può andare ad esplorare. Questa è una cosa che probabilmente si terrà d'occhio un po' più avanti, perché le prime esplorazioni saranno accessibili praticamente da tutti i Chocobo, però ci saranno dei Chocobo particolari che potranno andare in delle zone in cui Chocobo più scarsi, mettiamola così, non potranno accedere. Quindi è una cosa molto importante. E poi abbiamo le diverse stats di ogni nostro Chocobo, che sono per l'appunto la velocità, la stamina, l'intelligenza e l'adattamento del nostro Chocobo. Qui vengono spiegate abbastanza bene. Infatti, la velocità indica il tempo con cui il nostro Chocobo completerà una spedizione. La stamina invece praticamente ci permetterà di ottenere più ricompense, perché ovviamente il Chocobo si stancherà di meno e quindi avrà la possibilità di portare più oggetti a disposizione. L'intelligenza invece ci consente di ottenere degli oggetti rari, perché ci saranno degli oggetti rari e unici che bisognerà ottenere per completare il grado di esplorazione, che vedremo tra poco che cos'è, e poi l'adattamento del nostro Chocobo è, o per meglio dire, l'adattabilità, se dovessimo tradurlo in italiano, che poi in realtà sarebbe l'affiatamento, no? Possiamo tradurlo forse con affiatamento, che praticamente ci consente di permettere al personaggio che cavalcherà il Chocobo, quindi andrà in esplorazione col Chocobo, di ottenere più esperienza durante il dungeon. Quindi queste sono le statistiche fondamentali che dobbiamo guardare sul Chocobo. Mentre invece per quanto riguarda i tratti, come potete vedere, abbiamo delle passive fondamentalmente, passive che unite alle statistiche che abbiamo detto prima ci consentono di migliorare la nostra esplorazione con una percentuale di soldi ottenuti dall'esplorazione, una percentuale per gli oggetti rari di spuntare più facilmente durante un'esplorazione,
l'ammontare di monete Chocobo che si otterranno dopo un'esplorazione, l'esperienza che si otterrà grazie all'esplorazione, la collezione di oggetti e i massimi oggetti che appunto si possono ottenere dal Chocobo. Queste sono statistiche che bisognerà controllare e bisognerà guardare. Ora, non credo che qui ci siano perché appunto queste non me le fa vedere, però sono comunque delle statistiche molto importanti, perché in base poi al nostro Chocobo decideremo cosa e come appunto utilizzarlo nelle nostre esplorazioni. Per quanto riguarda la stalla, questa invece è la nostra stalla dove praticamente possiamo mettere i nostri Chocobo, ne possiamo ottenere fino a 30 addirittura gratuitamente, e poi possiamo espandere la nostra stalla per 100 gemme. Ora, mettere 30 Chocobo quando tecnicamente se ne possono utilizzare credo massimo 3, non so effettivamente a che cosa serva. Sono abbastanza convinto io che in futuro ci sarà la possibilità di far accoppiare i Chocobo, quindi un po' come su Final Fantasy VII si potevano far accoppiare Chocobo di diciamo di classi diverse per poi ottenere magari un Chocobo migliore e quindi permettere così anche di far crescere l'esperienza del nostro personaggio. Come potete notare, io ho un Chocobo di rank G che ho scambiato tramite le monete giusto per non avere un Chocobo scarso di livello basso, e ora sto accumulando monete per prenderne uno un po' più diciamo un po' più particolare, no? Per il momento il mio non è male, proprio perché abbiamo comunque una buona velocità, un buon affiatamento che mi consente comunque di far livellare il mio personaggio. Poi per quanto riguarda stamina e intelligenza sono un po' così e così, però non mi posso lamentare. E poi abbiamo i tratti che, come potete vedere, da me ovviamente sono sbloccati perché abbiamo appunto questo Chocobo di mia proprietà. Quindi una volta che voi comprerete un Chocobo vi appariranno tutte le statistiche a schermo. È possibile rinominare il Chocobo, io infatti volevo rinominarlo Godago Fest visto che era molto veloce, quindi lo volevo rinominare alla Sonic, no? Quindi Godago Fest, però latino non mi è entrata, quindi è rimasto Godago Fass. Vabbè, quindi un nome molto goliardico. Si possono bloccare ovviamente come qualsiasi oggetto all'interno del gioco. Perché? Perché ovviamente i Chocobo possono essere comunque anche venduti o ritirati, cioè nel senso si possono anche mandare via praticamente, liberare, ecco, mettiamola così, un po' come funzionava appunto anche in Final Fantasy VII. Per quanto riguarda invece il menu delle esplorazioni, che cosa dobbiamo dire? Come potete notare abbiamo diverse esploratori che possiamo mandare. Credo che se ne possono mandare anche di più, perché man mano che noi poi sbloccheremo ci saranno probabilmente più finestre. C'è chi dice di avere almeno 3 Chocobo in esplorazione per rendere il tutto più veloce, che effettivamente ha anche una sua logica. E adesso vi spiegherò il perché, ma a me sinceramente per il momento non me ne frega nulla avere comunque più slot Chocobo, anche perché ne ho uno solo, e tra l'altro utilizzare 3 Chocobo scarsi sinceramente non mi interessa. Mi interessa magari avere 3 Chocobo di discreta qualità per poi magari iniziare effettivamente ad investire qualcosina in più per quanto riguarda i Chocobo in generale. Per quanto riguarda l'esplorazione, come potete notare abbiamo ovviamente il nostro Chocobo che sta esplorando in questo caso tramite il menu Expedition, che noi potremo selezionare per mandare il Chocobo in una determinata area, e avremo un cerchio che giustamente indicherà la durata minima dell'esplorazione. Durata minima dell'esplorazione significa che una volta completato appunto il primo giro avremo la possibilità già di ritirare le ricompense. Però come potete notare abbiamo diversi giri che possono essere fatti, in questo caso sono 7. Infatti il mio Chocobo riesce a fare praticamente un giro quasi ogni ora, quindi abbiamo appunto un massimo di giri completati in 7 ore e 40 secondi, perché giustamente il mio Chocobo man mano sta camminando. Quando il Chocobo avrà terminato vi apparirà ovviamente la notifica a schermo e potrete venire qui a ritirare gli oggetti. Ora, cosa si ritira come oggetti e cosa si trova come oggetti all'interno delle varie aree? Si possono guardare. Ora, in questo momento io sto appunto esplorando la zona di Midgar 2, perché la zona di Midgar 1 l'ho completata al 100%. Quindi una volta che voi avrete esplorato un'area, però non c'è bisogno di esplorarla al 100%, potete fermarvi al 75%, vi verrà sbloccata l'area successiva.
Ecco perché avere più Chocobo rende il tutto più veloce, perché avere più Chocobo vi consente appunto di esplorare gran parte della mappa in meno spedizioni. Quindi potrete ottenere più oggetti e potrete ottenere più completamento in modo veloce e pratico. Come potete notare, l'area, in questo caso la mia, è la Midgar 2, e il Chocobo che può esplorare questa zona è il Chocobo praticamente con l'orma verde. Infatti il mio Chocobo ha l'orma verde, quindi può esplorare questa zona. Ci sono delle zone che ovviamente alcuni Chocobo non possono esplorare, quindi zone montane o comunque zone particolari, come ad esempio quella che si può vedere, se non sbaglio, del Wutai. Ora, se io vado su Expedition, praticamente vi fa vedere tutte le spedizioni che avete fatto, che avete completato, eccetera, eccetera. Ora, queste qua non me le fa vedere, ma se non ricordo male, ho visto uno che appunto su Wutai, se non mi ricordo male, ho visto uno screen dove Wutai, praticamente l'orma è marrone. Quindi ci vuole un Chocobo che possa comunque cavalcare le montagne, o comunque possa camminare sulle montagne, cosa che per il momento il mio non può fare. Quindi bisognerà vedere anche quando migliorare il Chocobo e soprattutto quando prenderne uno per un altro terreno. La zona di Midgar 1, come potete vedere, l'ho esplorata al 100%. Ci sono diverse zone che si possono esplorare e le diverse zone daranno ricompense diverse. Come potete notare, qui abbiamo materiali per il power-up delle armi, qui abbiamo il power-up delle materie e qui abbiamo altro materiale power-up per le materie, summon e tutto quello che ovviamente ci interessa. Nel dettaglio dell'esplorazione ci sono, come potete vedere, oggetti rari, che sarebbero appunto i talismani per la riduzione del tempo delle materie, talismani per la riduzione dell'esplorazione del Chocobo e poi tutti oggetti che praticamente possono essere raccolti. Tutti gli oggetti che hanno la denominazione Exploration potranno essere trovati solo durante l'esplorazione. Quindi non si potranno ottenere in altro modo, sono comunque degli oggetti in questo caso che non servono a nulla dal punto di vista di gameplay, servono soltanto appunto come prova dell'esplorazione di una spedizione, quindi vi daranno praticamente la possibilità poi successivamente di procedere alla zona successiva. Come detto precedentemente, la percentuale da raggiungere di zona esplorata è 75% per sbloccare l'area successiva. Però ovviamente io, essendo un po' più completista, ho preferito andare al 100% per spostarmi poi successivamente nell'altra zona. Infatti, come potete vedere, adesso siamo nella zona di Midgar 2. E come potete notare, per il momento sono al 65%, quindi devo ancora trovare altri oggetti. Infatti, come potete vedere, questi li ho già trovati tutti. Ora probabilmente è giunto il momento che io mi sposti praticamente nelle altre zone, perché devo trovare, vedete, altri oggetti come il portachiavi di stamp e tutte le altre pietre e robe. Anzi, potrei effettivamente fare così, in modo tale che, faccio partire la spedizione da un'altra parte. Così la ricominciamo da capo e chi si è visto si è visto. Quindi in questo modo voi selezionate anche dove mandare il vostro Chocobo e farlo partire. Una volta che l'avrete fatto partire, dovrete semplicemente aspettare. Esplorate tutte le zone, ovviamente completato poi successivamente tutti gli oggetti, completato tutto quello che volete, vi spostate ovviamente man mano, vedete, si sblocca una volta che avrete completato il 75% più di Midgar 2. Quindi vi basterà semplicemente aspettare ed esplorare, niente di più, niente di meno. Per quanto riguarda invece la sezione shop, ovviamente questa è sempre collegato al fatto che con il pass avrete praticamente una riduzione praticamente per quanto riguarda il tempo di esplorazione, altri vantaggi come oggetti in più e altra roba, ma sinceramente a me non mi interessa niente. Vabbè, il tasto collect all sarebbe per ottenere tutte le ricompense dei vari Chocobo qualora ne aveste di più. E poi qui abbiamo le varie zone di spedizione, quindi potete controllare in basso a sinistra tutte le varie zone di esplorazione e si arriva fino praticamente all'arcipelago di Rador, cosa che purtroppo noi per il momento non possiamo vedere, non possiamo cliccare perché appunto ci manca l'esplorazione delle altre zone. Però niente paura, prima o poi riusciremo a fare tutto il resto.
Per quanto riguarda invece gli NPC che trovate qui all'interno del, all'interno della sezione, ogni NPC avrà un qualcosa che verrà collegato a uno dei menu che avete sul, sulla sinistra, quindi non so neanche perché effettivamente li abbiano messi gli NPC, dato che avete i tasti praticamente tutti a schermo. Infatti lei si occuperà dello scambio delle medaglie del Chocobo, quindi la nipotina si occuperà dello scambio delle monete. Il nonno invece dovrebbe occuparsi della stalla, quindi potete praticamente vedere i vostri Chocobo dove e quando vengono, cosa molto semplice. E poi Billy, il ragazzino Billy, che nel 7 originale aveva uno scopo ben preciso, ovvero quello di vendervi le noci, se vi ricordate, no? Anche per l'accoppiamento dei vari Chocobo, qui invece praticamente si occuperà della stalla. E quindi io sono abbastanza convinto che in futuro metteranno il breeding dei Chocobo e quindi si potranno creare i Chocobo di tasca propria, quindi senza doverli acquistare, senza doverli pagare, eccetera eccetera. Bene, direi che questo era tutto quello che c'era da sapere riguardo le Chocobo Farm, o comunque le Chocobo Expedition in generale. Un consiglio ovviamente che, ripeto, io per il momento non sto applicando perché non mi interessa, però sarebbe quello appunto di avere 3 stalle aperte per far velocizzare l'esplorazione dei vostri Chocobo. Per il momento, ripeto, non lo voglio fare, ma sicuramente è una cosa che farò, anche perché potrò dare ad ogni Chocobo un personaggio diverso, che sono appunto tutti quei personaggi che magari non riesco a livellare per conto mio e che riuscirò in un modo o nell'altro a livellare in modo passivo grazie alle spedizioni dei Chocobo. Detto questo, io credo che non ci sia più niente che vi debba dire, quindi come al solito vi ringrazio per aver visto il video. Fatemi sapere voi invece come siete combinati, no? Nella sezione dei Chocobo, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!